Allora, Giulia, dove è cresciuta? A Venezia, in una casa vicino alla chiesa di Santa Maria Formosa. Si sarà annoiata, immagino. No, anzi, mi piaceva studiare matematica, mi piaceva anche molto disegnare, tanto che mio padre mi teneva con sé nel suo studio di pittura. Deve essere stato bello per lei, era una delle poche ragazze che poteva parteciparvi. Sì, è vero, mio padre era molto gentile con me, non mi impediva di fare quello che volevo solo perché ero una ragazza. Ho potuto dedicarmi anche alla poesia. Capisco. Poi so che ha studiato anche con Piazzetta. Vuole raccontarmi qualcosa? Giambattista, sì. È un mio caro amico. Ho frequentato la sua scuola di nudo e non fu facile essere accettata. È davvero fantastico, visti i pregiudizi dell'epoca. Sì, beh, hai ragione. Come stavo dicendo, Giambattista era molto buono con me. Se non capivo qualcosa, me la spiegava anche più volte. Dopo la scuola abbiamo spesso disegnato e dipinto assieme. Chi scopriva qualcosa, di nuovo, la spiegava all'altro. Allora è per questo che ci sono dei disegni che non sappiamo di chi siano effettivamente? Sì, sinceramente non me lo ricordo nemmeno io. Ne abbiamo fatti talmente tanti. Ancora qualche domanda e poi sarà libera. È stato difficile per lei inserirsi nel mondo dell'arte? Diciamo, essere donna non ha per niente aiutato, ma mi sono fatta valere. I miei soggetti sono frutto di uno studio con il quale ho voluto distinguermi, senza essere del tutto innovativa, per non travolgere, insomma, le aspettative dei committenti. Potrebbe dirci come? Ho cercato di fare qualcosa che non era ancora stato visto, come nel Martirio di Sant'Eurosia, dove le figure emergono nel fondo scuro. Mi parli del colore. Come scrive la mia amica Rosalba, chi doveva raffigurare donne, bambini o uomini, utilizzavo una punta di cinabro nella biacca e aggiungevo del giallolino. Per la sua pittura a chi si è ispirata? A mio padre principalmente, ma anche al mio carissimo amico Giambattista e all'ordine a cui apparteneva, i Tenebrosi. Qualche particolare? Le figure emergono dall'oscurità, accennate in alcuni punti e più particoleggiate negli altri, nel sottolineare alcuni dettagli come il volto oppure il drappeggio e gli abiti. Ok, ultima domanda. Tra lei e Piazzetta c'è mai stato qualcosa? Questo lo lascerò immaginare a lei. Grazie mille.